sua o la versione di Telonius? Lo saprete. Lo saprete presto. Su questi schermi. Comunque, Monk era un grandissimo personaggio. Non so se quanti di voi, so che molti in questa sala sanno di chi sto parlando, ma Thelonious Monk è veramente stato un personaggio incredibile. E vi consiglio, se non conoscete il personaggio, un bellissimo documentario che si chiama Strain of Chesil, che è stato girato tempo fa, dedicato alla sua figura. C'è una storia, un aneddoto particolare legato a Monk, nel senso che questa baronessa, un nome impronunciabile perché è un nome tedesco, insomma, una baronessa, una ricchissima donna tedesca che aveva sposato un uomo ricchissimo, un uomo inglese, è andata a fare un viaggio a New York e si è innamorata di Monk in senso lato. E non è più tornata a casa, ha lasciato la famiglia, i figli, ha abbandonato tutti e si è dedicata, ha dedicato la sua vita ai musicisti di jazz. Questa contessa è stata soprannominata dai musicisti Pannonica, o Nica anche, e gli sono stati dedicati numerosi brani. Uno l'ha scritto Horace Silver, si chiama Nica's Dream, e Monk appunto le ha dedicato un brano che si intitola Pannonica. Non suoneremo questo brano, ma era solo per dirvi che Monk ha praticamente vissuto a casa di questa baronessa per tantissimi anni. La casa è ancora abitata dai musicisti di jazz, ci vive Barry Harris, che è un grandissimo pianista, ormai quasi novantenne, e Charlie Parker morì a casa della contessa Pannonica. E c'è un bellissimo libro che non finirò mai per ringraziare abbastanza Barbara che me l'ha regalato anni fa, che si intitola Three Wishes, dove praticamente ogni musicista che passava dalla casa di Pannonica, della contessa, lasciava dei fogliettini con tre desideri. E, anni dopo, molti anni dopo, la nipote ha ritrovato questi foglietti e li ha messi insieme in un libro bellissimo che vi consiglio, che si intitola appunto Three Wishes. E, comunque adesso vi suoniamo Evidence di Thelonious Monk. Grazie. Thank you.
Thank you.
grazie a tutti. Alessandro Chiappetta, la chitarra. Alessandro Chiappetta. Paolo Porta, sax tenore. Paolo Porta. Ezio Zirilli, grazie. Grazie a tutti davvero di essere stati qui con noi questa sera. Se qualcuno fosse interessato alla musica che ha sentito stasera, ce n'è parecchia contenuta in alcuni album di Zero Pop che sono qui e anche